Conferenza stampa di presentazione del nostro nuovo attaccante, del nostro nuovo numero 9, per Giuseppe Maritato. Chiedo al direttore sportivo Roberto Monaci di presentarlo. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti per essere intervenuti alla presentazione del nuovo acquisto. È con grande piacere che oggi siamo qui a presentare un nome comunque importante nel profilo sia dilettantistico più che professionistico, perché la sua storia parla comunque di un passato quasi esclusivamente nei professionisti. Due parole solo sulla acquisizione lampo di Maritato. Appena c'è venuta l'occasione tramite Alessandro Orlandi di questa situazione, abbiamo cercato di accelerare il più possibile, visto appunto la mancanza di una pedina in attacco da affiancare comunque ai nostri ragazzi. La nostra intenzione, quella della società soprattutto, è quella di non mollare fino alla fine. Nonostante la posizione in classifica ora sicuramente non ci sorride, la nostra volontà in primis da parte della società e dal mister e di tutti i ragazzi è quella di toglierci da questo pantano, e abbiamo ancora 20 partite a disposizione per venirne fuori. Sicuramente questa è la nostra intenzione, lo sottolinea comunque l'acquisto che abbiamo fatto. A lui voglio fare il mio più grosso in bocca al lupo, e anche l'occasione a lui per il ricongiungimento familiare. Speriamo che queste siano tutte componenti che portino anche il Villa Dalmè in posizione di classifica che merita, che sicuramente non sono queste. Pertanto, da oggi buon lavoro, abbiamo 4 mesi su cui lavorare forte e su cui portare tutta l'esperienza e tutta il carisma che comunque di cui abbiamo bisogno. Quindi benvenuto, il mio saluto, e lascio la parola comunque al direttore La Scala, che, visto che siete anche conterranei, potrà darti anche lui il suo più caloroso benvenuto. Ecco il tuo commento, Paco. So che hai anche studiato, no? Pier Giuseppe in queste settimane, hai chiesto tante informazioni su lui, hai studiato come giocatore e so che sei particolarmente contento di averlo portato qui. Sì, faccio anch'io intanto il benvenuto a Pier Giuseppe in questa società. Il direttore Monaci ha già spiegato a grandi linee quali sono le nostre esigenze e come speriamo Pier Giuseppe ci possa dare una mano molto molto importante. Sì, io personalmente, è tutta la società contenta, ma io personalmente, avendo un po' le origini di Pier Giuseppe, sono molto felice che lui sia qua. Sono sicuro che ci darà la mano necessaria. Ci siamo già scambiati quattro chiacchiere. A noi serve determinazione, serve voglia, serve l'aiuto da dare in campo alla squadra, perché abbiamo visto domenica contro la seconda in classifica che se ci mettiamo questo particolare la squadra può sicuramente uscirne, come diceva il direttore Monaci, da questo pantano. Quindi io faccio un bocca al lupo importantissimo a nome mio, a nome della società, a Pier Giuseppe, un buon lavoro, e sarà il campo sicuramente a parlare, insomma, ecco. Grazie. Passiamo al protagonista principale, appunto per Giuseppe Maritato, una carriera lunghissima, siete giovanile della Juve, Fiorentina, poi tante piazze in B e in C, arrivi appunto in una situazione non facile, però in una società che vuol fare bene e che voglia di uscire, no, da queste zone difficili della classifica. Intanto buonasera e ringrazio tutto, ringrazio i direttori per la presentazione che mi hanno fatto. E naturalmente sì, è una bella sfida per quanto mi riguarda. È una cosa che ti stuzzica personalmente tanto, perché è vero che ero partito da Lamezia con obiettivi naturalmente diversi da quelli del Villa Dalmè, però poi tante problematiche, magari anche la poca organizzazione da altre parti, hanno fatto sì che scegliessi e optassi per una soluzione del genere che potesse comunque dare modo di lanciarmi, di rilanciarmi e dare una grossa mano al Villa Dalmè. So che hai già parlato con il mister del piano,
su cosa ti ha pungolato particolare attenzione. No, no, in realtà abbiamo parlato d'altro, abbiamo parlato molto in generale, è stato abbastanza franco, è stato veramente una persona squisita per quanto mi riguarda, perché no, è esordito dicendo: guarda, non voglio convincerti, mi hanno quasi costretto a chiamarti, quindi devo dire che è stata veramente una bella chiacchierata. Abbiamo parlato veramente di molte cose, addirittura anche di tattica, ma proprio in modo tranquillo, senza pensare a cosa sarebbe successo poi il giorno dopo. E devo dire che mi ha fatto al momento una grande impressione. Direttore Monaci diceva che sei il giocatore che manca in questo momento nella nostra rosa. Per chi non ti conoscesse, insomma, se puoi presentarti, quali sono le tue caratteristiche? Sì, sono una prima punta moderna per come si parla adesso di punte nel mondo del calcio. Non sono la boa che sta lì davanti e aspetta palloni, ma soprattutto cerco di dare una grossa mano alla squadra, sia per quanto riguarda la fase di possesso, ma soprattutto quella di non possesso, quindi riuscire a tornare indietro, dare una mano ai compagni. Per il resto, sono qui perché spero in primis di riuscire a realizzare qualche gol che possa portare poi la salvezza al Villa del Me.